Lo Stato ha imposto che nel settore sanitario i costi vengano misurati in base a degli standard e che le aziende sanitarie raccolgano e documentino i loro costi effettivi. Proprio per questo l'azienda sanitaria altoatesina ha incaricato l'esperto di economia sanitaria Alberto Pasdera di condurre una rilevazione ed un'analisi completa dei costi. L'indagine, come evidenziato dal direttore generale Andreas Fabi, è partita con la rilevazione dei dati sui costi dei ricoveri ospedalieri relativi all'anno 2009 e non sulle cure ambulatoriali. Da evidenziare che i dati rilevati a livello nazionale invece si riferiscono al 2007. È stato comunque possibile confrontare i risultati ottenuti con quelli di altre realtà italiane di eccellenza, che utilizzano la stessa metodologia, dal quale è emerso un 15,5% di costi in più, ovvero circa 40 milioni di euro. Ma per il direttore si tratterebbe di una percentuale giustificabile. Perché in questo paragone di costi ci sono dentro solo i costi veri, senza vedere la qualità, senza vedere le strutture, senza vedere il servizio, l'offerta, l'organizzazione, per cui è di più in Alto Adige la parte del bilinguismo. Qui salta fuori che costiamo di più, però io dico con 7 ospedali, con tutti i servizi e tutto quanto, penso anche la qualità può reggere il confronto con tutte le altre strutture. Per quanto riguarda poi la razionalizzazione dei servizi imposta dal governo, si potrà sicuramente risparmiare, ma certamente non scendere del 15,5%. Vediamo proprio il risultato del bilancio 2009, dove la Corte dei Conti ci ha comunicato che effettivamente siamo riusciti a ridurre i costi del 2,78% in confronto a tutto il resto d'Italia, dove c'è un aumento dal 4-5%. Il direttore Fabi ha precisato al microfono perché non intende fornire per ora ai sindacati i dati raccolti. In questo momento a dare questi dati sarebbero 1.000 pagine solo per dare i dati per i singoli ospedali della provincia. Se diamo poi i dati anche del benchmark del resto d'Italia sarebbero diverse migliaia di pagine. E poi in questo momento, quando stiamo controllando effettivamente con i primari, i singoli primari, dar fuori questi dati in maniera indiscriminata significherebbe veramente creare il caos e delle deduzioni non considerate e non oggettive. Per cui è un po' prematuro.